Samantha dimagritissima, l'ex tronista è completamente un'altra. Basta, cioè non è che può contare io come sono fatta fuori. Questa coppia è letteralmente scoppiata. Allora, io e Vanessa ci siamo lasciati, non c'era più felicità tra me e lei. Di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo nuovissimo video dedicato al fantastico, magico mondo di uomini e donne. Questa coppia è letteralmente boom, scoppiata. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un cazzo? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni o quasi qui, sul mio canale, così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash ed ovviamente anche su uomini e donne. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ah, e ricorda, sì, proprio tu che stai guardando questo video, cos'è che ti devi mettere se sei in mezzo a un sacco di gente? Ti devi mettere la mascherina, punto! Ragazzi, ci siamo, dopo giorni, mesi, anni, torniamo a parlare del nostro programma del cuore. Non è Temptation Island, che purtroppo forse non ci sarà più, ma parliamo di Uomini e Donne, che invece ci sarà, devo dire di sì, perché insomma, tra qualche giorno, il 13 settembre, torna ufficialmente Uomini e Donne, tornano i nostri troni classici, il trono over sarà sempre un mix, quindi saranno sempre tutti i troni insieme. E insomma, Maria, Tina, Gianni, Gemma, e parleremo anche di lei oggi perché sono successe un sacco di cose, torneranno a farci compagnia tutti i pomeriggi, ovviamente 14.45, no, non è una sponsorizzazione per Uomini e Donne, però insomma è giusto santificare le feste, cioè santificare questi appuntamenti quotidiani, quindi 14.45 Uomini e Donne, un po' come se ci lavorassi pure io. Detto questo, comunque, andiamo avanti, perché il video di oggi è pieno zeppo di cose che devo raccontarvi. Ex tronisti che si sono lasciati, coppie scoppiate, tronisti nuovi, perché oggi parleremo anche di tutte le novità che ci aspettano in queste prime puntate del trono classico e anche del trono over, perché parleremo insomma di bufere, polemiche sui nuovi tronisti, si parlerà di tradimenti, si parlerà anche di insomma di un nuovo trono, ma non è tanto un nuovo trono, perché voglio spiegarlo molto bene, ne parleremo più avanti nel video. Comunque, insomma, di un trono molto bello, secondo me. Si sta facendo un passo avanti su tante tante cose, anche in TV. Detto questo, parleremo ovviamente anche di Gemma, che, ragazzi, è tornata dal chirurgo plastico. Ebbene sì. Cos'è? Cosa? Io direi di partire in maniera molto soft, in maniera abbastanza leggera, parlando di una tronista abbastanza discussa. Credo che il suo trono sia stato uno dei più criticati, ma più che altro lei sia stata criticata tanto dal pubblico, no? Perché parliamo di Samantha. Samantha, tronista curvy, tra virgolette, da tutti quanti definita in questo modo, insomma, una ragazza normalissima, forse con qualche chilo in più, può darsi, ma sti cavoli. E Samantha, in quest'ultimo periodo, insomma, si era lasciata con Alessio. Avevo fatto un video che insomma parlava di tutto questo, e se vi siete persi quel video, di informazioni come sempre. Ma andiamo avanti, perché ci sono delle novità, non per quanto riguarda la sua relazione o non relazione con qualcuno, ma per quanto riguarda una perdita di peso. Lei in questo periodo sta vivendo un momento abbastanza difficile, che insomma non ha voluto approfondire più di tanto qua sui social, ma sta vivendo un momento abbastanza particolare. Dovuto a questo momento abbastanza particolare c'è anche una perdita di peso. Una perdita di peso che ovviamente è stata vista come una cosa terribile, tremenda, da tutte le persone qua sui social. Iniziamo intanto leggendo quelle che sono state le, diciamo, i titoloni anche di alcuni siti online, siti di gossip. Partiamo da questo. Uomini e Donne, Samantha dimagritissima, l'ex tronista è completamente un'altra. Al che lei, di fronte a questo
Titolo scrive: a parte che adoro la foto scelta in cui si vede la mia miopia, si parla sempre dell'involucro e mai del contenuto. Dal mio punto di vista, credo siano altre le persone da definire completamente un'altra, tipo che appunto si stravolge i connotati. Ma a parte questo, lei riporta poi nelle sue stories un altro titolone che dice: eccessivo calo di peso per l'ex tronista di Uomini e Donne. Eccessivo? Ma se neanche io mi sono pesata. Si ingrassa e dimagrisce anche senza volerlo e soprattutto senza doverne dare conto, senza dover giustificare i periodi di vita che ognuno si trova a vivere. E poi continua: sarà che sta iniziando la nuova stagione di Uomini e Donne e ho fatto l'errore di riguardare tutto il mio percorso e ho trovato il riassunto della mia vita in questa frase: mood della vita. Purtroppo però non ho Maria a spiegarmi la vita. Puntini puntini, e insomma, c'era lei che forse diceva: non capisco. Ecco, insomma, questo è un po' il mood della vita di tutti quanti noi in realtà. Però, insomma, vabbè. A parte questo, vi dicevo che tante persone l'hanno additata come quella che è dimagrita, un po' come è successo ad Adele, la cantante, no? Insomma, prima era sovrappeso e quant'altro. Ah, che bello, sei l'orgoglio di tutti quanti noi, una donna fantastica, con le forme, bla 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 bla. Adele dimagrisce, diventa, non dico la metà di quello che era, ma insomma perde tanti tanti chili. Ah, lei è una stronza. Perché? Perché ha perso dei chili. Ma aiuto ragazzi, cioè adesso veramente, una persona se perde dei chili deve essere additata come quella che è dimagrita, mannaggia te. Cioè ragazzi, si dimagrisce anche per mille motivazioni, che a parte lo stress e quant'altro, ma magari uno vuole iniziare una dieta per... proprio per la salute, lasciamo perdere il lato estetico, ma per una questione di salute. Essere grassi o comunque avere, insomma, uno stile di vita non sano non ti porta a delle cose belle. E lo dico io che ho uno stile di vita completamente malsano, bevo Pepsi, Coca-Cola, tutte queste cose qua, ma in maniera veramente tanto, insomma, no? E quindi, cioè, capite bene che magari uno, arrivato a un certo punto, dice: ok, mi metto a dieta, smetto di mangiare questo, di bere quest'altro, di fare qua, di fare su, insomma, di fare cose, e dimagrisce. Bene, di fronte appunto a questa perdita di peso, Samantha si è sentita dire: ecco, tu ti sei omologata a tutte le tipe uscite da Uomini e Donne, hai perso peso perché vuoi fare di qui, vuoi fare di là. Insomma ragazzi, veramente delle accuse abbastanza assurde, mettiamola così. Tant'è infatti che lei, di fronte a tutto questo scalpore sui suoi chili persi, ha deciso di rispondere proprio così. Guardate. Una ragazza mi ha appena mandato una foto di alcuni commenti sotto non so quale post su Facebook, e non so quale perché io non ho Facebook, e senza Facebook già si campa un pochino meglio, figuriamoci senza Instagram, in cui la gente si sta quotidianamente sfogando dicendo che io sono dimagrita per omologarmi, per diventare come Tizio, Caio o Sempronio. E personalmente io non vengo scalfita da questi commenti, perché io non voglio imitare nessuno, io rispetto la mia identità e la mia genetica. Se ho perso qualche chilo sarà probabilmente dovuto al periodo di vita che sto vivendo, non proprio dei migliori, e non è per forza legato alla fine della mia relazione, perché le persone possono avere tanti svariati problemi nelle loro giornate e non per forza doverli rendere pubblici. Mi dispiace piuttosto per quelle persone che hanno vissuto. Mi dispiace di più per quelle donne che mi hanno scritto di non avere il coraggio di uscire magari in una realtà di un piccolo paese, perché dopo un aborto non ha più avuto voglia di mangiare, non ha proprio fame perché sta male, le danno tutti dell'anoressica. Non è che ha voluto fare la dieta per essere più figa, ad essere come gli altri, piuttosto che una donna che c'è il marito malato di cancro a casa, sfoga tutto sul cibo e non esce di casa per non sentirsi dire dalla gente: come sei ingrassata, ma che hai fatto, sei diventata una balena. Basta, cioè non è che può contare io come sono fatta fuori per capire, per giudicare come sono fatta dentro, ma conta come mi comporto nella società o conta come, se voi mi reputate figa o no?
Meno, perché a me non scalfite, a me veramente non scalfite. Mi arrabbio per le donne che ci stanno tanto male. Io non sono una roccia, anche io soffro per le mie cose. Non credete che io sia impassibile a tutto. Ma vorrei che vi entrasse nel cervello che offendere gli altri non vi fa guadagnare nulla. Io mi rendo conto che voler arginare la cattiveria e l'ignoranza sul web è un po' come voler asciugare una goccia d'acqua in mezzo all'oceano. Si possono dire le stesse cose con educazione e rispetto, perché è anche giusto nella vita prendere delle posizioni, schierarsi, avere un'idea precisa, ma la si può offrire rispettando senza offendere. Secondo me è così, secondo me è colì. Non sappiamo chi c'è dietro le persone che leggono alcuni commenti, non conosciamo la forza di una persona, non sappiamo se anche una parola può far nascere un complesso nel cervello magari di un adolescente. Magari può ferire ancora di più una donna che sta facendo un percorso e non ce la sta facendo. Solo questo, un po' di empatia. Siamo tutti esseri umani, tutti con gli stessi limiti, moriremo tutti, ma nel mentre cerchiamo di essere un po' meno vipere, arpie. Non ci si guadagna, ma che vi fanno i bonifici ogni cattiveria che dite? E dai. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che, appunto, chi siamo noi e chi sono le persone sui social per giudicare una perdita di peso? Cioè, una persona può perdere dei chili perché sta vivendo una situazione difficile, può perdere dei chili, ve lo ripeto, perché magari si sta mettendo a dieta e non ci vedo nulla di male nel cambiare il proprio fisico. C'è chi va in palestra, c'è chi fa le diete, c'è chi ingrassa anche, perché ovviamente si può ingrassare e si può dimagrire, cioè questo è chiaro, ragazzi. Prima di dire, vabbè, ma guardati adesso come sei, tutta più magra, di qui di là, cioè pensiamo che magari le persone possono avere nel loro privato e nelle loro quattro mura qualche problema e insomma, lo affrontano come riescono. Detto questo, comunque, andiamo avanti e passiamo da un tronista all'altro. Infatti, vicino di trono di Samantha era proprio lui, Massimiliano Mollicone. Ve lo ricordate? Capelli lunghi, biondo, occhi azzurri, un po' romano, no, un po' romano, no? Romano, insomma, aveva sto accento bello, Ecco, proprio lui. Vi avevo parlato di lui? Non mi ricordo, forse no. Comunque, insomma, ragazzi, lui aveva scelto Vanessa. Sembravano andare d'amore d'accordo, tutto ok, lei, tutto molto bello, tutto molto interessante. Ma, c'è un ma. Grande quanto una casa, come sempre. E perché dico così? Non perché, insomma, mi voglio divertire a dire che c'è un ma grande quanto una casa, ma perché in questi ultimi giorni questa coppia è letteralmente boom, scoppiata. Per primo, infatti, a parlarne è stato lui, Massimiliano, che nelle sue stories di Instagram ha voluto chiarire una volta per tutte come stessero realmente le cose con Samantha, la ragazza che appunto ha scelto a uomini e donne. Questo è quello che ha raccontato. Guardate. Ed è giusto, credo, che vi debba dare spiegazioni su due argomenti che si stanno affrontando in questo periodo, in questo momento. Il primo fra tutti, anche il più importante, è il rapporto tra me e Vanessa. Allora, io e Vanessa ci siamo lasciati, perché la coppia non era più felice, non c'era più felicità tra me e lei. Troppo facile sembra belli e felici su Instagram quando poi ci stanno altri problemi. Siamo dei ragazzi normali, come una coppia, come può succedere a tantissime coppie, una coppia nasce, cresce e finisce. Ciononostante è stato un bellissimo rapporto che, nonostante che dalle foto non si vedesse, ma la maggior parte delle volte stavamo ridendo, scherzando, giocavamo molto, anche se purtroppo non è andata bene, insomma. Ovviamente mi dispiace perché la fine di una relazione non è mai bello, non è mai bella, soprattutto perché comunque sia è stata una relazione maturata nel corso di 3 mesi di corteggiamento, appunto. Poi subito dopo c'era un grandissimo feeling, però poi purtroppo un po' per incompatibilità, un po' per altre cose, non ci siamo trovati d'accordo col tempo. E allo stesso modo poi, sempre sui social, anche Vanessa ha dato la sua versione dei fatti, tant'è infatti che nelle sue stories ha scritto questo messaggio:
Alla luce delle dichiarazioni di Massimiliano e dei tanti messaggi che continuo a ricevere, vi scrivo per comunicare in maniera sincera che ci siamo lasciati. La delusione è tanta ed attualmente credo che potrete facilmente comprendere che non ho troppa voglia di affrontare l'argomento. Sto cercando di distrarmi e spero che potrete capirmi. Vi ringrazio tutti per l'affetto che mi state dimostrando. Quindi, insomma, una coppia lampo. Credo che forse l'unica coppia che sta andando avanti anche dopo Uomini e Donne, ovviamente riferito agli ultimi troni che abbiamo visto, sia quella composta da Giacomo e Martina, che insomma li vedo sempre molto felici, molto contenti di stare insieme e speriamo che rimangano almeno loro insieme, perché sennò ragazzi questi troni negli ultimi non lo so 4-5 anni niente ragazzi, cioè tutte coppie che sono scoppiate. Il video può finire questo, tanto che vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta. Mark? Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao.